Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Arezzo questa mattina. Un operatore ecologico, un cinquantenne aretino, è rimasto infatti incastrato nel compattatore dei rifiuti. È successo questa mattina in via Malpighi. L'operatore di Sei Toscana, secondo una primissima ricostruzione, avrebbe provato a sbloccare la tramoggia del camion, rimanendo però poi incastrato. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo, la polizia, i vigili urbani e gli ispettori del lavoro dell'ASL che stanno indagando sull'accaduto. In un primo momento, vista la gravità dell'episodio, era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento in un ospedale fuori città, ma poi non ce n'è stato bisogno e il volo è stato così annullato. Il cinquantenne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice rosso. Ha riportato un grave trauma toracico e addominale. Via Malpighi è stata chiusa per permettere i rilievi sul camion, che è stato comunque sequestrato per tutti gli accertamenti del caso. Si tratta del secondo grave incidente che si è consumato negli ultimi mesi nell'Aretino durante la raccolta di rifiuti. Lo scorso ottobre, infatti, un altro incidente costò la vita ad un operatore ecologico, Giancarlo Andreoni, 56enne, aretino. L'uomo fu investito da un camion in retromarcia. La tragedia si consumò nella zona del cosiddetto compattatore di Camucia, dove i camion scaricavano i rifiuti raccolti. Dovremmo aprire una riflessione, quindi anche con il contributo di chi lavora e con l'azienda, su quello che è il percorso per migliorare un atteggiamento che, nei dati di fatto, indipendentemente da chi siano le responsabilità, è insufficiente.